Ragazzi, buongiorno. Allora, Antonio, Nicola, io su questa cosa qua, il fatto di cambiare i nomi alle strade, li cambierei domani mattina, e voi lo sapete bene perché è un desiderio che abbiamo tutti quanti nel cuore. Però c'è il problema che quando noi andiamo a chiedere il cambio della toponomastica dei loro eroi nazionali loro, andiamo incontro a difficoltà. Anche perché quando si tratta di cambiare i nomi della patria, non è una prassi semplice, cioè il comune deve mandare la richiesta a Roma e ci sta un'apposita commissione che boccia la domanda, perché non li cambieranno per ora loro. Quindi noi dobbiamo essere furbi e scaltri. Cosa possiamo fare? Possiamo far cambiare quei nomi di quelle strade che non servono un cazzo, tipo via Milano, via Torino, via Venezia, via Scacciapensieri, tutti questi nomi di queste strade qua si possono cambiare sostituendoli con i nomi dei nostri eroi. Ad esempio, tu Antonio già hai messo la strada ai Borbone, se mi ricordo, a Francesca là. Quindi potreste fare via Antonio Gozzolino, via Romano, e si scrive cittadino delle due Sicilie. Cambiare i nomi delle strade che non servono un cazzo e iniziare a sostituire questi nomi qua con i nomi dei nostri eroi. Chiaro? Quando si fa questa mossa, si aggira l'ostacolo della commissione perché la domanda non va là, non viene bocciata, e noi intanto iniziamo a mettere i nomi dei nostri eroi. Chiaro? Pian piano poi che la coscienza popolare aumenterà, la cosa andrà sempre a nostro favore. Però raggiungiamo la doppia finalità di togliere quei nomi di quelle strade che non ci appartengono, come ho detto prima, e iniziare a mettere i nostri. Io sono convinto che arriverà il momento che anche quei nomi e quelle statue verranno tolti, ma non adesso. Adesso è meglio concentrarsi su questa cosa qua. Questa è una cosa che io già avevo fatto a Pompei, al mio paese, cambiando la strada dove abito, perché si chiama via Scacciapensieri, la cambiavo in via dei Borbone ed era già tutto fatto. Poi è caduto il sindaco e non l'ho fatto più. Però questo è un obiettivo che possiamo raggiungere tutti, ovunque. Spero di essere stato chiaro. Buona giornata.